Ehi amico, posso darti una mano? Come si sbuccia la banana? Ecco un video educativo di 2 minuti su come sbucciare una banana nel modo giusto. Nessun giudizio. Come sbucciare la banana nel modo giusto? Bene, ho tantissimi altri video su questo tema e se sei interessato alle qualità salutari delle banane, ecco alcuni consigli che potresti... Come sbucciare le banane nel modo giusto senza usare le mani? Ok, così è un po' difficile, ma ecco un video su come sbucciare una banana senza usare le mani. Ha 224 visualizzazioni, quindi non sei l'unico. Aspetta, era ciò che stavi cercando? Oh, ok, non sono affari miei. Il prossimo? Come costruire un'automobile? Carina questa. Ecco qui, un video di una fabbrica di automobili specializzata. C'è un canale dedicato. Come costruire una macchina da zero da soli? Siamo artigiani, eh? Qui troverai un professionista di alto livello con anni di esperienza che ti mostra come farlo in modo più... Come costruire una macchina da soli da zero senza esperienza? Ci penso io. Diversi professionisti spiegano perché non è possibile, ma... E ora partono le pubblicità. Il prossimo... Come si guida? Il tema delle auto interessa molte persone. Ecco un annuncio di una scuola guida. Come guidare online? Pubblicità di un gioco di corse con le macchine? Come guidare quando hai 6 anni? Si dice hai con l'H. Ecco dei tutorial di grammatica italiana. Il prossimo. Gatti che twercano. I gatti piacciono a tutti. Ecco tutto quello che ho. 1.268.349 video. Quale vorresti guardare per primo? Ehi, ok, l'ho perso. Ok, il prossimo. Come cucinare uova sode. Oh, questa la so. Ci sono centinaia di migliaia di video su questo. In un lavandino. Oh, beh, tutto quello che posso mostrarti è che le uova sode non galleggiano ma affondano. Arrivederci e grazie. Il prossimo. Come non mangiare la banana. Oh, di nuovo tu. Presumo che tu abbia completato la sfida. Congratulazioni. Ok, c'è un video che si chiama 5 regole su come mangiare una banana e poi un video del lato positivo per mangiare 2 banane al giorno. Spazzatura inutile, vado su Google. Aspetta, ma che ne dici di 2 banane al giorno? Vabbè, il prossimo. Come fare una zuppa di cereali? Cereali cosa? Oh, probabilmente intendi il videogioco. Bene, ecco alcuni video su come creare un avatar. Cosa? Andrai anche tu su Google? Ho anche un video che spiega se i cereali sono una zuppa. Ha quasi 6 milioni di visualizzazioni. Non importa. Il prossimo. Come chiamare il mio... Gatto? No. Cane? No. Bambino? No. Il mio wifi. Ah, ho un sacco di nomi di wifi divertenti per te, mio caro. Il prossimo. Creazioni con 2000 rotoli di carta igienica. Non ho un video con questo numero esatto di rotoli di carta, ma posso mostrarti ad esempio un paio di centinaia di migliaia di video su cosa puoi fare con un po' di rotoli. Cosa dici? Oh, vedo che sei già impegnato. Il prossimo? A volte, quando sono solo... Ehi, amico, non so se voglio saperlo. Uso Comic Sans. Oh no, orrore! Ecco un annuncio di un luogo in cui puoi ottenere assistenza professionale. Stammi bene, amico, resisti. Il prossimo? Come rimuovere il sale dai popcorn? Perché non lasciarlo? Va bene comunque. I miei risultati hanno solo modi per aggiungere sale, non per toglierlo. Oh, e uno che racconta su come fare i popcorn al caramello salato, se ti interessa. Ehi, dove sei? Dimmi che non è di nuovo Google. Ok, il prossimo. Come congelare il gelato? Ma che domanda è? Oh, aspetta, lo sapevi che puoi fare il gelato in 5 minuti anziché aspettare ore? E c'è anche un po' di Anna Montana qui, così ti risolleva l'umore. Che cosa? Proprio qui, controlla tu stesso. Il prossimo. Come fare soldi dormendo? Vorrei si potesse fare. Ok, ecco 7, 3, 5, 15, 10 e 11 modi per farlo. Nessuno funziona davvero, ma ehi, puoi sempre provare. Ehi, devo forse cercare sindrome del pisolino improvviso? Ragazzi, per favore, portatelo fuori, ho delle persone che aspettano. Grazie. Ho appena caricato un sacco di film Netflix online, ma YouTube li ha rimossi. Perché? Ah! Oh, l'ingenuità. Scusa, Ecco un video di un avvocato che spiega il copyright. Meglio ancora, ecco un'intera playlist di video correlati. Inizia a studiare. Il prossimo. Come fare un disegno? Certo. Qui hai un paio di milioni di tutorial di ogni singolo artista al mondo che ha un canale YouTube. Come disegnare senza matita? Mi stai davvero mettendo alla prova, eh?
Intendi senza alzare la matita? Così. Come disegnare senza tenere una matita? Ehi, ehi, non c'è bisogno di mettere il maiuscolo, eh? Sono sensibile al maiuscolo, sai? Qui un tutorial per disegnare una mano che tiene una matita. E questo è quello che hai chiesto. Ah, e per aver gridato forte, vai già su Google e alla porta accanto. Il prossimo. Come scassinare una serratura? Quindi, con cosa stai cercando di scassinarla? Ho forcine, graffette, niente, Mike Boyd. Aspetta, chi è Mike Boyd? Comunque, decisione tua. Con gli occhi. Spero che tu non intenda i miei occhi. Ehi, ho trovato dei video musicali per te. Cosa fai? Quella porta non è chiusa, basta spingerla. E chiamami il prossimo cliente, per favore. Cani cercano di aprire scatoletta di mais. I cani non lo fanno, ma possono provare a mangiare pannocchie. O intendevi la ricetta dei corn dogs? Cani che cercano di aprire un barattolo di sottaceti. Ehi, ho dei corn dog ripieni di sottaceti. Ah, vedo che ho indovinato stavolta. Il prossimo? Stand up del mostro di Loch Ness. È uno scherzo? Beh, ne ho molti. Ecco alcuni spettacoli di stand-up, un mix di fatti veri e fittizi sul mostro di Loch Ness. Nessun filmato però, mi dispiace. Il prossimo? Come darsi malato ed essere credibile? Oh, vecchia volpe. Ok, ci sono centinaia di motivi per non andare a lavorare e un video musicale da riprodurre in sottofondo. Felice adesso? Il prossimo? Come togliersi i ritornelli dalla testa? Oh, annosa questione. Ho tantissimo materiale a riguardo. Prendi tutto e buon divertimento. Il prossimo. Come tenersi sui pantaloni. Sai cosa? Non ti darò un video. Prendi questa, si chiama cintura. Se non funziona, eccoti anche delle bretelle. E se non ti piacciono, tre parole. Pantaloni della tuta. Con l'elastico da tirare. Il prossimo. Where are you been? Ti sono mancato? Oh, che cosa carina. Ecco, ti ringrazio con un po' di Rihanna. Where are you been, karaoke? Vuoi cantare insieme? Bello! Senza di me però. Ecco i risultati. Ciao! Il prossimo? Penso di essere sociopatico. Credi? Beh, fai questo test. E qui ci sono anche alcuni segni rivelatori. Buona fortuna! Avanti! Posso mangiare un limone? Oh, certo che puoi. Ecco alcune sfide su mangiare limoni per te. Quasi 100 milioni di visualizzazioni. A proposito, tu sei uno di questi. Posso mangiare un limone come un'arancia? Beh, i primi due risultati dicono che fondamentalmente puoi, ma non lo consiglierei. Ecco, questo ha 70 milioni di visualizzazioni. Per favore, smettila di mangiare il limone davanti a me. Il prossimo? Perché in inglese 11 non si dice 21? Buona domanda. Vedo che ci sono almeno 300.000 menti curiose proprio come la tua. Ecco, la tua ricompensa è un video esplicativo e una tonnellata di contenuti amatoriali. Divertiti! Il prossimo? Sono riusciti a scattare una foto a un unicorno? Sai che gli unicorni non esistono, giusto? Ad ogni modo, ecco una serie completa di video a chiappa click solo per te. E se cerchi su Google troverai una serie di articoli simili a riguardo. Consigliatissimo. Il prossimo. Perché non ci sono treni in America? Ma sei amico del ragazzo che è appena uscito di qui per caso? In America ci sono i treni. Ecco un bel po' di prove per te. Il prossimo. Come realizzare un tavolo da biliardo con la carta? Beh, esistono tavolini da biliardo di cartone, di legno, di vetro, altamente non raccomandato quest'ultimo. E sì, anche tavolini da biliardo di carta. Si gioca con le matite, se ti interessa. Il prossimo? Come sarebbe un viaggio nella fossa delle Marianne? Ah, ho proprio quello che ti serve. Ecco, primo nei risultati, un video del lato positivo che ne parla. Ti piacerà, promesso? Phew, sembra che per oggi abbiamo finito. Ragazzi, potete uscire da lì. Abbiamo comunque finito la carta per le stampe. Ci vediamo al turno di notte, non fare tardi.